Allo Strascino un risultato importante per Fratelli d'Italia, anche una prestazione personale di tutto rispetto per Gianni Berrino che torna in consiglio regionale. La giunta bisognerà vedere, ci sono delle logiche un po' più complesse. Beh sì, che poi peraltro non spettano a sottoscritto, per fortuna. Diciamo che Fratelli d'Italia su scala regionale ha un'impennata notevolissima in termini di preferenze, in termini di voti di partito. Un quasi 11 su scala ligure è un risultato davvero di tutto rispetto, con delle punte sulla provincia di Imperia del quasi 14, 13,87. Che danno segno di un grande radicamento, di una grande forza sul territorio. Questo risultato imperiese, città di Imperia in modo particolare, come lo legge, anche per la battaglia che c'era in casa centrodestra? Beh, sì, intanto i quattro candidati di Fratelli d'Italia vanno ringraziati tutti e quattro, va ringraziata tutta la struttura di partito, tutti i militanti, il coordinatore Rosso, Michele Scandroglio, Fabrizio Cravero, il grande risultato di Gianni Berrino, come si diceva, che rientra in consiglio regionale a suon di preferenze, l'ottimo risultato di Veronica Russo, il buon risultato di Chicco Iacobucci, Sara Serafini che su Imperia aveva la bandiera di Fratelli d'Italia in un mare di altro. In un mese ritengo sia riuscita a centrare un risultato comunque di tutto rispetto, anche perché ad Imperia, città, Fratelli d'Italia rispetto alle ultime regionali raddoppia i voti di partito, e questo anche è un dato che sicuramente fa ben sperare un buon mattone su cui ricostruire.